Sono quella a cui lo sport ha dato tanto, ma sono anche quella che non crede che la sconfitta sia solo quando perdi una partita. Quando in campo commetto errori, anche se vinciamo, può succedere che io la viva come una sconfitta. Io gioco in attacco e il mio obiettivo è quello di riuscire ad avere tra le mie mani la palla decisiva da schiacciare, quella che farà punto. Le critiche non sono mai mancate e non mancheranno, sono inevitabili. Alcune sono costruttive, la maggior parte gratuite, altre, e non voglio fare la vittima, sono dei veri macigni. Io a fatica ho imparato che sta a noi dare il giusto peso. Sono stata accusata di vittimismo, di drammatizzare e di non avere rispetto per il mio paese. E questo solo per aver raccontato brutte esperienze che ho vissuto, per aver mostrato le mie debolezze e le mie paure. Amo l'Italia, vesto con orgoglio la maglia azzurra, che per me è la più bella del mondo. Ho un profondo senso di responsabilità nei confronti di questo paese in cui ripongo tutte le mie speranze di domani.